eventi importanti al MIA di quest'anno ce ne sono tantissimi, in verità. Mi sembra molto interessante tutto il focus sulla Spagna, sia perché è un paese simile al nostro, anche culturalmente, quindi un paese che può effettivamente sostenere delle coproduzioni anche artistiche molto interessanti con l'Italia. Ed è un paese che anche culturalmente può compartire con l'Italia, non so come dire. Per il cinema italiano in genere, per la serialità, per quello che è l'audiovisivo italiano, è molto importante avere eventi come questi che ci permettono di internazionalizzare il prodotto. Internazionalizzare significa non solo fare coproduzioni, ma proprio lavorare in co-sviluppo, pensare idee che travalichino le frontiere. Lo stato del cinema italiano è difficile da valutare oggi, nel senso che abbiamo avuto post pandemia una grossa crisi nel box office italiano e una grossa polarizzazione. Quello che possiamo notare è che per esempio i nostri autori vanno molto bene. Garrone ne è l'esempio più recente, però sono andati bene Moretti, è andato bene Bellocchio. Quindi sicuramente non abbiamo un problema autoriale, abbiamo più problemi di mancanza di un prodotto medio, cioè laddove diciamo il cinema italiano faceva un box office della commedia, appunto del cinema medio, quello sta mancando alla nostra performance attuale. Detto questo, anche grazie a quello che sono i fondi statali e gli incentivi fiscali, abbiamo una produzione che ha anche molto testato tanti generi, tante diversità. E da questo stanno uscendo dei risultati interessanti. Bisognerà probabilmente fare sistema, come si è fatto quest'estate, per continuare a promuoverlo anche meglio.